Sindaco, domani c'è il mercato, qual è il suo auspicio? L'auspicio è che non girino messaggi strani tra gli operatori del settore. Mi auguro che ci siano solo richieste di solidarietà, anche perché i malintenzionati sappiano che ci sono più occhi che controllano. Io non vorrei che ci fossero messaggi fuorvianti o equivoci. Tranquilli, l'occhio della legge controlla e presidia il territorio, quindi evitiamo eventualmente, e sappiate che se qualcuno l'ha fatto, quel messaggio è stato già attenzionato. Nell'ambito della cerimonia per la festa regionale dei vigili urbani, il primo cittadino affronta anche il tema sicurezza stradale. Senza gli 8 milioni per il predissesto sarà difficile vedere investimenti concreti, ma il sindaco non demorde. Innanzitutto ritengo che la nostra amministrazione rivolgerà grande attenzione soprattutto alla implementazione della control room. Abbiamo detto che oltre al grande sforzo che stanno profondendo i nostri agenti della Polizia Municipale, guidati ottimamente dal comandante Arvonio, c'è bisogno di uno sforzo anche da parte dell'amministrazione. Siamo convinti che nelle prossime settimane qualche fondo arriverà per acquistare altre telecamere, altri fondi proveremo a recuperarli dalle casse comunali. È evidente che il predissesto non può incidere in maniera consistente sulla sicurezza pubblica. Sugli incendi di auto in città, infine, fiducia nelle forze dell'ordine, dice Festa. Io so solo che siamo in ottime mani, abbiamo una procura che lavora bene, abbiamo un sistema di sicurezza pubblica, carabinieri, guardia di finanza, questura, in collaborazione anche con la nostra municipale. Beh, questo sistema che si impegna ogni giorno per presidiare il territorio e garantirci la massima tranquillità. Io non collegherei subito questi episodi a una specifica matrice, direi che è giusto che gli inquirenti facciano il loro mestiere, che indaghino. Potrebbe esserci anche qualche malintenzionato che magari utilizza questi particolari momenti per altri motivi personali, economici o di altro genere. Io dico, abbiamo la massima fiducia in chi ci tutela, aspettiamo le risultanze delle loro indagini.